fantastici! Grazie! Come va oggi? Bene! E allora, capo, ci può dire qualcosa oggi? Sì, vi posso dire che... Io stanotte farò qualcosa che in vita mia non ho mai fatto. Ma... Così farò capire a qualcuno... Oddio. ...chi realmente io sono. È arrivato il momento, no? Lo so, purtroppo. Io parlo l'aramaico, l'egizio antico, scrivo le scritture sacre dell'amore di Dio e dei santi. Ma quando voglio fare giustizia mi trasformo anche in qualcun altro, dato che ho il potere sul bene e sul male. Voglio che tu scriva delle parole dentro di me, parole che cercherò di dettarti. Ok, allora, la prima frase è: l'omosessualità è la copertura assolutamente migliore che un agente abbia mai avuto. Grazie per una nazione di spie. Eccomi, lei allora mi ha portato i sigari. Ah no, mi sono scordato. No, una volta che vai alla Havana non mi porti i sigari. Grazie per un continente da saccheggiare e avvelenare. Chi sei tu? Sono la morte. Sei venuto a prendermi? È già da molto che ti cammino a fianco. Sei pronto? Il mio spirito lo è. Non il mio corpo. Non credo che sarai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Nel nome degli antichi avrai una possessione e la distruzione totale. Il tuo ardire ti brucerà e ti condannerà nell'abisso. Tu hai varcato le soglie del male e hai osato dire cose infame. Gli antichi ti puniranno. Il tuo grido sarà sommerso completamente. Te lo posso giurare sulla mia vita, dato che tu hai osato toccare il sacro. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare. Amen. Prendi qualche pillola per darti una calmata. Piccatele su per il culo. Hai mai sentito dell'uomo che insegnò al suo culo a parlare? His whole abdomen would move up and down. Tutto il suo addome si muoveva su e giù e scorreggiava parole. Farting out the words. It was unlike anything I ever heard. Non avevo mai sentito una cosa così. Un suono denso, gorgogliante, stagnante. Un suono che potevi odorare. Quest'uomo lavorava in un Luna Park. All'inizio si esibiva in un numero come ventriloquo. Dopo un po' il culo cominciò a parlare da solo. Lui entrava in scena senza prepararsi niente. Il suo culo improvvisava. Si ubriacava anche. Quando era sbronzo piagnucolava che nessuno gli voleva bene e che desiderava essere baciato come le altre bocche. Provò persino a infilargli dentro delle grosse candele, ma non servì a un accidente. Anzi, il culo gli disse: non abbiamo più bisogno di te da queste parti. Posso parlare, mangiare e cacare da solo. Grazie per il tacchino selvatico e i piccioni viaggiatori destinati ad essere cacati attraverso le sane budella americane. Grazie per il che, per gli uomini di legge che incidono una tacca per ogni negro ucciso, per le rispettabili signore casa e chiesa con le loro facce meschine sul monte, sgradevoli perverse.